Salve ragazzi, qui è Sandro Nerazzurro, ben ritrovati sul mio canale. Allora, ieri sera una partita importantissima contro la Roma in Coppa Italia. Era una partita importante appunto perché venivamo da una sconfitta contro il Milan in campionato e c'era da dimostrare che comunque questa squadra non si fosse fatta prendere da questa sconfitta. Ma che comunque ogni tanto ci può stare anche perdere. E al di là poi degli errori che ci sono stati contro il Milan, ieri sera secondo me la prestazione è stata molto convincente. Prima di iniziare a parlare dell'analisi della partita, volevo un attimo soffermarmi sulla coreografia che il popolo interista ha fatto verso José Mourinho, ex allenatore dell'Inter del 2010, che ai tempi ha fatto vincere all'Inter il triplete, quindi è stato anche bello vedere Mourinho che ha apprezzato tantissimo il coro dei tifosi e i tifosi stessi che hanno fatto sì che Mourinho tornasse nella sua vecchia casa, ecco. Allora, parlando invece della partita, c'è da dire che Inzaghi ha fatto, secondo me, come sempre, un gran lavoro tattico. Ha deciso di mettere in campo Vidal al posto di Calhanoglu. Per far sì che poi comunque Calhanoglu fosse più fresco per la partita contro il Napoli in campionato, prossima partita appunto che affronteremo. E c'è stata una grande prestazione sicuramente da parte di Barella per quanto riguarda il centrocampo e come al solito anche Brozovic. E mi è piaciuto lo schieramento fatto da Inzaghi di mettere in campo in attacco Dzeko e Sanchez perché Sanchez si doveva un po' riscattare anche dall'errore che aveva fatto contro il Milan perdendo quel pallone e ieri sera ha fatto un gol bellissimo. A parte questo ha giocato anche bene, seppur ha perso magari qualche pallone qualche volta, però c'è da dire che la sua prestazione veramente è stata straordinaria ieri sera. Allora, partiamo col primo gol dell'Inter. Segnato da Dzeko dopo soli 2 minuti e Perisic che riesce ancora una volta a fare un gran cross in area e lì Smalling non ci è arrivato e sicuramente c'è stato anche un suo errore difensivo, ma Dzeko colpisce molto bene quel pallone e solo dopo i 2 minuti l'Inter è già in vantaggio. C'è anche da dire che comunque dopo qualche minuto Barella ha effettuato un gran tiro verso la porta di Rui Patricio prendendo una gran traversa e ieri sera secondo me uno dei migliori in campo è stato anche Barella che ha avuto due grandissime occasioni, uno la traversa e l'altro un gran tiro sempre da fuori area che il portiere della Roma ha poi comunque parato. E a parte questo, c'è da sottolineare anche la gran prestazione di Perisic, che ormai, come sempre, è veramente una garanzia sulla fascia sinistra. E mi è piaciuto tantissimo D'Ambrosio, che era chiamato a sostituire comunque De Vrij, e ieri sera l'ha fatto in modo superlativo. E per quanto riguarda e se devo proprio vedere qualcosa di negativo ieri sera, purtroppo c'è da sottolineare l'infortunio di Bastoni. E spero non sia qualcosa di grave, ma non penso che riusciremo comunque a recuperarlo per la partita contro il Liverpool. Io spero veramente di averlo in quella partita, anche perché già c'è da mettere che in quella partita non avremo a disposizione Barella, che è stato comunque che appunto non giocherà due partite contro il Liverpool e la mancanza di Bastoni potrà essere veramente un altro tassello mancante importante in quella partita. E c'è anche da dire che comunque la Roma ha avuto poi un'occasione con Zaniolo che lì non ha sfruttato bene comunque l'azione che si era creata. Zaniolo secondo me è stato ieri sera, anzi uno dei migliori in campo per quanto riguarda la Roma, ma poi a parte questo veramente l'Inter ha saputo gestire benissimo la partita. E nel secondo tempo, grazie a Sanchez, che veramente ha fatto un tiro pazzesco da fuori area, mettendola sotto il 7, è riuscito a fare un gol bellissimo.
E sono comunque felice per Sanchez che dopo comunque l'errore in campionato contro il Milan è riuscito a riscattarsi benissimo ieri sera. È vero che forse ha perso qualche pallone di troppo, però è sempre attivo in campo, riesce comunque a creare tantissime azioni, è veloce, è molto tecnico e secondo me avere un attaccante in questo periodo per l'Inter, un attaccante così determinante, è sicuramente una nota positiva. E poi c'è da mettere anche l'entrata in campo di Lautaro che non è riuscito comunque a far gol, ma io spero che si sblocchi il prima possibile perché comunque un attaccante ha bisogno di segnare e uno come Lautaro che naturalmente so che ha grandi capacità e che spero appunto possa tornare al gol il prima possibile. E parlando invece anche di colui che è stato chiamato a sostituire Calhanoglu, ovvero Vidal, onestamente non mi è tanto piaciuto, ha perso un po' troppi palloni, ha fatto qualcosa di positivo, ma poi a parte questo comunque c'è da sottolineare che Vidal nell'ultimo periodo va veramente la metà di quello che ad esempio può offrire Barella o Calhanoglu stesso. Calhanoglu che poi è entrato in campo proprio a fine partita si può dire, infatti non ha intaccato più di tanto, ma ormai comunque l'Inter stava gestendo un 2-0 e appunto non doveva fare chissà che cosa. Ripeto che sicuramente spero per Bastoni, perché veramente potrà essere una mancanza determinante per le prossime partite, specialmente ora contro il Napoli in campionato. Naturalmente c'è anche da sottolineare che stiamo gestendo, siamo chiamati a gestire tante partite difficili una dopo l'altra, ma sicuramente i risultati veramente non sono stati poi così male, perché comunque in tutto il campionato l'Inter ha avuto soltanto due sconfitte. E ho letto magari di chi già diceva che Inzaghi non stava iniziava a gestire male le partite, con quei cambi sbagliati, ma onestamente c'è poco da dire. Inzaghi, secondo me, è veramente colui che sta creando una squadra all'altezza di vincere un campionato. E adesso con una Juve comunque che ha acquistato anche Vlahovic, con un Milan così che ha vinto anche il derby, sarà veramente determinante il lavoro di appunto Inzaghi per poi andare a fine campionato nel miglior modo possibile. C'è anche da dire che poi comunque passate queste partite difficili l'Inter magari potrà anche andare a gestire al meglio partite un po' più semplici, anche se comunque c'è sempre da non sottovalutare mai le partite. E detto questo, ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa Inter. Come al solito, fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita. E iscrivetevi al canale se vi va, lasciate un bel mi piace. Grazie e al prossimo video.